si muove il pallone intanto dall'altra parte con Bowman che l'alza il pallone, trova quasi un eurocanestro da dietro al tabellone. Può continuare il possesso di Reggio Emilia. Ottimo scarico e schiacciata da parte di Terry Allen. Riceve nuovamente il pallone Olisevicius. Uno contro uno contro Galloway. Si gira, virata, finta. Appoggio al tabellone. Due punti, tutta la classe. L'efficienza. Consegnato per Harrison. Ancora da Robinson. Palla fuori. Si torna da Harrison. Tripla quasi dal logo. Prova. Pesa. Per Treviso, ma andiamo a rigustarci questa tripla da paura. Poi Weber, c'è Robinson, vediamo se sfrutta il mismatch favorevole, preferisce andare dentro da Fayé, palla sporca, persa e riparte la transizione con Olisevicius che è già dall'altra parte, è già pronto ad appoggiare due punti. Poi prova la tripla, la sbaglia, riparte immediatamente Treviso. Partita che si incendia ora, tripla da distanza siderale! Vitali, forse con un contrasto falloso, non è l'idea dei due arbitri, ma il solito Robinson ha già recuperato, va dall'altra parte, palla schiacciata da parte di Pole Poleca che rischia di perdere il suo miglior giocatore per falli. Sta soffrendo il duello fisico e mentale con Osvalda Solisevicius. Robinson! Il muso davanti grazie anche a questa prodezza. Un bagaglio di esperienza ben diverso da molti suoi compagni di squadra. Bowman, doppio blocco, lo rifiuta Fagian sulla linea di fondo. Poi Bowman, blocco ancora di Camara. Bowman, tripla complicata sulla sirena. Tre punti pesantissimi dello zero. Con Treviso che riallunga, siamo dall'altra parte, Bowman, pallone alzato al tabellone, Smith guarda il canestro, poi ci ripensa, quasi la perde, Olisevicius attacca al fondo, trova nell'angolo con un pallone inimmaginifico, per la tripla di Zanelli! Segno di squadra, eccolo qua, ce lo viene rimostrato proprio in questo momento, e poi rapidissimo, preciso. Angelo Harrison in formato deluxe questa sera, si muove l'attacco Olisevicius con un pallone di tutta la classe, tutta l'intelligenza. Allora ultimi 14 secondi di partita con Galloway che prova la tripla da lontanissimo, palla sputata dal ferro e allora c'è soltanto da far scorrere i secondi, vuole ancora punti e il punto esclamativo.